Amici, ben trovati. Eccoci a un nuovo appuntamento di 16 live in tour per parlare della nostra terra, della nostra Sicilia. E lo facciamo di volta in volta, portandovi in alcuni luoghi, cercando di farvi conoscere aspetti della nostra Sicilia che magari non conoscete, e magari, perché no, farli conoscere anche ad altri che ci seguono sulla nostra grande piattaforma multimediale. Detto questo, oggi eh, diversamente dal solito quando invitiamo i primi cittadini ad essere con noi a raccontarci del loro territorio, delle bellezze architettoniche, eh, delle loro produttività, oggi uno speciale dedicato all'agricoltura, che è chiaramente punto di forza della nostra regione. Ad accompagnarmi in questo viaggio, naturalmente, non poteva che esserci Angela Shortino. Bentrovata, grazie di essere grazie. con noi. Grazie a te Roberto, grazie dell'introduzione. È un'introduzione che serve naturalmente anche per presentare gli ospiti che tu avrai il piacere sicuramente di presentare, gli ospiti in studio quest'oggi per questo speciale agricoltura. E allora, gli ospiti in studio, cominciamo subito da quello a me più lontano anche in senso anagrafico, perché è il più giovane della compagnia oggi, Giovanni Gioia. Giovanni Gioia è palermitano quindi sicilianissimo, eh, ma è presidente nazionale dei giovani agricoltori di Confagricoltura, è l'associazione ovviamente degli Under 41. Poi c'è Manfredi Barbera, può dire un nome che in, in Sicilia significa olio, olio ovviamente d'oliva, olio extravergine d'oliva, olio di qualità. E infine, ma non per, diciamo, in ordine di importanza, abbiamo Loren de la Gatinè, un nome francese per un vino assolutamente siciliano. L'azienda eh, che lui, diciamo, rappresenta è la Rapitalà di Camporeale, ma è qui in una veste diversa, che è quella, diciamo, in forse molto più importante per lui, è quella di presidente di Assovini Sicilia. Allora, cominciamo a questo punto da, proprio da Loren de la Gatinè. Eh, Assovini Sicilia, quanti, da quando è nata, quanti associati ha? Cosa rappresenta? Cosa fa? Cosa fa e, e cosa rappresenta credo che sia la cosa eh, più importante oggi. Allora, nasce dalla, dalla grande idea di, 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 di tre imprenditori siciliani come Giacomo Rallo, Lucio Tasca e Diego Planeta nel creare un'associazione che eh, riunisse noi produttori vitivinicoli e, e, e poter, per cominciare a, fare, a promuovere la, la Sicilia come, come brand, come terra, come. E far Mi pare conoscere che, che ci che si state riuscendo molto bene. Ci stiamo riuscendo, e oggi rappresentiamo, per dare proprio dei numeri così, il, diciamo il 16% circa, il, 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 il 25% ecco, del, del vino siciliano uh, è, è prodotto dai soci di Assovini, che oggi sono quasi un centinaio. Bene. Ma Assovini, insieme a molti, molti diciamo, dei vitivinicoltori e delle aziende, diciamo, che producono vino, è come dire, ben note in Sicilia, in Italia, ma anche all'estero, punta anche a, una, come dire, punta a, a nuovi traguardi che sono quelli della sostenibilità. Ne abbiamo sentito parlare in, in questi ultimi mesi in particolare. Beh, credo che nel, nel nostro settore con Assovini prima. A Sovini prima, poi il Consorzio Doc Sicilia e ora la Fondazione Sustain, abbiamo creato in questi ultimi eh, decenni il, veramente tre case history. A Sovini alla fine degli anni 90, il Consorzio Doc nel 2012-2013 e proprio durante la pandemia a Sovini insieme al Consorzio ha dato vita alla Fondazione Sustain eh, eh, proprio per eh, elaborare un protocollo di sostenibilità siciliana eh, con l'obiettivo un domani poter dire ecco il 75% del vitivinicolo siciliano è sostenibile ecco questo, questo è un traguardo molto bello anche perché i diciamo, consumatori evoluti sono molto attenti a questa, a questa tematica ecco, bevono del bere consapevole eh, significa anche bere sostenibile eh, spesso. Ma a proposito del bere <ride> consapevole, eh, c'è questa polemica armata sul, eh, sulle, sulle, sugli alert salutistici eh, che l'Irlanda metterà, è stata autorizzata a mettere dall'Unione Europea sui prodotti alcolici. Questo danneggerà il vino e quello siciliano? Ma ehm... Credo che la cosa via, va vista da vari punti di vista. Uh, la gente ha smesso di fumare perché gli allert sono stati messi sulle sigarette? Forse sì, forse no. Inciderà nelle bottiglie? Ma non, non credo. Il, il problema è che ecco, un, un allarmismo così ecco, non, non distingue da uso e da abuso. E non è attraverso un alert che si, che, 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 che si riesce a far cambiare un modo di consumare a chi, a chi ne abusa cosa bere, come berlo, in che modo e, 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 e cosa scegliere. Quindi anche qua allenando il gusto, ah, poi mi sembra un po' una. una ecco, quello che mi, mi dispiace da questa burocratizzazione europea. È, è quello che si sta andando contro dei prodotti non solo vino, ma poi giusto gli irlandesi con il whisky. E, fanno eh, anche la birra. Allora. La birra, eh, voglio dire la Francia con i vari distillati, come anche la Germania. Cioè parliamo di prodotti che fanno parte comunque mh, della cultura di popolazioni europee da, da centinaia di anni, quindi è un po' eh, come anche abbiamo visto con il Nutri... -Score. Un attacco alla cultura quasi. Ma è infatti anche come abbiamo visto con il Nutri-Score, no? magari il, il bevande con dei... Con dei eh, dolcificanti vanno bene, però che se vanno oltre una certa temperatura possono far male. Eh, però il parmigiano, magari sarà siccome è un grasso, è un formaggio potrà far male. Cioè, Vabbè, entriamo so, so, sono nelle, quelle cose. Nella polemica delle etichettature a semaforo. Sì, nel senso non è così di... che, che si insegna a, a, al consumatore a, a, a consumare bene. Qua è un fattore culturale. Con ecco, questo attacco alla cultura, la, la europea, non solo italiana, poi in particolare italiana. Comunque lei il grillo... Ha Io fatto finché scrivere posso... Un lo, lo continuerò a berlo in un bicchiere di vino. Ecco, non... giovani, I giovani, che dire, pare che dire, questa, questa etichettatura dovrebbe, tutelare, dovrebbe essere tutelata eh, dai danni e dagli abusi dell'alcol, invece noi li guardiamo dal punto di vista agricolo eh, e imprenditoriale. Mm crescono, calano, eh, l'ultimo censimento decennale dell'agricoltura ha dato una, una fotografia, i dati eh, fanno per fuori una fotografia. Eh, Giovanni, io ti do del tuo perché, per i telespettatori, noi ci conosciamo da quando lui era bambino. Da vecchia data. <ride> Ma il, il famoso ritorno dei giovani alla terra non c'è... La capacità? Eh? Non c'è. <ride> Non c'è, nonostante se ne parli tanto. Il censimento del, dell'agricoltura eh, dell'Istat, l'ultimo uscito che indaga sul eh, decennio 2010-2020, certifica un calo in termini assoluti che pur ci può stare a fronte di un ingrandimento generale delle aziende. Il problema è che si evidenzia anche una diminuzione percentuale dei giovani agricoltori rispetto al totale dei capi aziende, dall'11% circa al 9% sul totale. Ma nonostante questa diminuzione in termini Relativi, la dimensione media aziendale dei giovani agricoltori è doppia in Italia rispetto a quella degli over 40. Assolutamente, non solo si evidenzia il dato della dimensione media doppia, la Sicilia ha dati eh, praticamente comparabili a quelli eh, nazionali. Si evidenzia anche una preparazione, una formazione eh, migliore, titoli di studio più elevati. Un imprenditore agricolo under 40 su 5 è laureato e la metà almeno ha seguito un corso di formazione. Un terzo delle aziende under 40 è completamente digitalizzata e sono le aziende che hanno una maggior propensione agli investimenti in diversificazione e eh, innovazione. I giovani, giovani quindi, significa modernità. Eh. Diciamo eh, giovani, no, non vorrei dire pochi ma buoni. diciamo eh, Non siamo ancora sufficienti per garantire un futuro sostenibile all'agricoltura italiana. Bisogna investire sulle giovani generazioni. A proposito di investimenti, eh, una delle ultime misure eh, che um, ha prodotto Ismea eh, è proprio destinata ai giovani e dovrebbe aiutare tantissimo chi vuole investire in agricoltura. Nel senso che eh, si può, cioè, viene coperto il finanziamento al 100% e l'acquisto dei terreni. Tu che ne pensi? Sarà, sì. un, allora, è una, sarà una, misura... una vera spinta all'imprenditoria eh, giovanile? È una misura che si aspettava da tanto tempo. Eh, misure eh, dello stesso tipo sono sempre state messe in campo da Ismea, ma in questo caso si aspettavano dal eh, 2019 addirittura. Uh, Ismea con Generazione Terra mette a disposizione 60 milioni di euro su tutto il territorio nazionale per l'acquisto compatto di riservato dominio. Che cosa significa? Che il giovane agricoltore. Eh, propone diciamo l'acquisto di un'azienda o l'ampliamento dell'azienda Ismea, compra Ismea e al pagamento dell'ultima rata l'azienda diventa Quando c'era la cassa per la formazione della piccola proprietà congiunta? Esatto, eh? qualcosa, qualcosa di simile. 25 milioni per il centro nord, 25 eh, milioni per sud e isole e 10 per i cosiddetti start-upper. Certo, mh, se pensiamo che il massimale di spesa è un milione e mezzo, eh, la cifra ancora non è da capogiro, eh, ma sicuramente è un intervento importante perché uno eh, dei problemi principali per i giovani agricoltori che vogliono insediarsi in agricoltura è proprio accesso al credito e accesso al, al bene terra, che per noi agricoltori è il principale strumento di impresa. Ma cosa sono gli start-upper? I start-up sono dei giovani eh, agricoltori eh, under 35 in questo caso, non under 40, e che abbiano però un titolo di studio eh, specifico eh, per l'ambiente. Giovani che vogliono diventare E che vogliono diventare agricoltori, ma devono avere già una formazione eh, di settore, non basta provenire dal, dal settore agricolo, aver maturato anni di esperienza lavorativa nel settore agricolo. Perfetto. Adesso parliamo invece di olio. Eh, cosa vuol um, dire? Un argomento scivoloso in tutti i sensi. Eh? <ride> olio, eh, di olio si parla poco, spesso si parla male. Se ne parla quando vengono scoperte le truffe in genere. Eh, però dell'olio buono quello che eh, dovremmo mettere sulle nostre tavole, che dovremmo trovare sui tavoli dei ristoranti con certe caratteristiche, eh, non se ne parla quasi, quasi mai. E soprattutto si vedono prezzi estremamente oscillanti. Andiamo al supermercato e troviamo eh, oli che costano. 4 euro e mezzo, ma anche oli che costano 10-12 euro. Ma Manfredi, come si spiega tanta oscillazione e soprattutto dietro questi prezzi, quanta qualità c'è per davvero? Ma, eh, io devo dirti che sono tra quelli che non eh, vuole attribuire il prezzo dietro le, la qualità dell'olio. Sono, eh, diciamo... Il mio principio è quello che, ma questo in agricoltura in genere: i prodotti devono essere tra virgolette democratici. Quindi, bisogna cercare di produrre bene per poter avere poi dei prodotti buoni con dei prezzi accessibili a tutti. Se no, poi rischiamo eh, di trovare dei prodotti che magari hanno dei prezzi altissimi e che magari sono anche buoni. Eh, ma non, non è il prezzo la, la garanzia della qualità. Io eh, credo di sostenere che la garanzia della qualità sta sempre dietro il marchio, cioè sempre l'azienda che è responsabile della qualità dei prodotti. I prezzi dell'olio, non dimentichiamoci che purtroppo l'olio è una commodity, quindi è un prodotto eh, il cui prezzo scaturisce anche da fattori di mercato quindi quantità della produzione, eh, quantità del consumo, domanda e offerta per essere diciamo, anche più, più semplici. Eh, ma torno al discorso che la qualità eh, di un olio dipende dall'impegno del produttore a, a produrre bene. Si, pro, si può produrre un buon olio contenendo i costi eh, con una buona organizzazione aziendale. Certo è che soprattutto in Sicilia la polverizzazione estrema delle aziende olivicole non consente diciamo, questo quest esercizio, quindi eh, la realtà del piccolo produttore eh, viene messa in difficoltà proprio dal, dai costi di produzione. Noi per esempio come azienda circa vent'anni fa siamo stati promotori proprio di un'operazione di, un di aggregazione, abbiamo costituito prima il Cofiol che è un consorzio tra frantoiani e produttori, adesso anche Oro Sicilia che è una vera OP di coltivatori di alberi di olive e abbiamo cercato attraverso le attività di aggregazione della filiera a produrre bene contenendo i costi. Proprio perché vogliamo che l'olio di qualità sia accessibile anche a tutte le fasce della popolazione. Non diventi un dominio solamente di chi eh, si può permettere prezzi esorbitanti. Una domanda che dire, mi risponderete a turno eh, perché dire, è trasversale riguarda tutti i settori, quanto bio c'è nel, nel, nel vostro orizzonte, ecco, nel vino, nell'olio e tra i giovani. Capisco che per i giovani è un po' difficile rispondere, però eh, è quale, quale obiettivo? Eh, si investirà ancora sul bio? Prego. Beh, sicuramente eh, sarà... sarà. E la naturale evoluzione eh, della, di un certo tipo di agricoltura eh, di qualità eh, richiede tanta conoscenza, tanto know-how, non è che soprattutto nel settore vitivinicolo eh, con il, il convertire un'azienda dal convenzionale al biologico richiede comunque dei tecnici preparati, soprattutto se si hanno superfici eh, estese. Il, uh, nel nostro caso, per esempio, siamo passati a bio nel 2021 dopo tre anni di conversione, ma è stata una naturale evoluzione. Cioè, nel, nella mia visione, sarà chi non sarà bio un, un domani, quello diverso sarà chi non è chi non. Bio, in senso anche più allargato, anche di sostenibilità. Ormai dobbiamo anche cercare di produrre con un rispetto per l'ambiente e una cura per l'ambiente sicuramente maggiori da, da, nel passato. Quindi. Manfredi, quanto bio nel, nell'olio siciliano? Allora, quanto eh, ce n'è adesso e quanto ce ne sarà domani? Allora, noi come gruppo, cioè comprendendo quindi Consorzio, il brand Barbera e anche le altre aziende controllate, siamo arrivati, diciamo che su 30 milioni di fatturato, eh, diciamo che 10 sono in bio. Però devo dare un, una bella notizia che poi eh, c'è un motivo anche socio-economico no? in pratica tutto l'olio del nostro consorzio, anche quello che non viene controllato e certificato da organismi di controllo, praticamente è a residui di pesticidi praticamente quasi zero noi da poco abbiamo da, da due anni abbiamo implementato abbiamo fatto un, un grosso investimento proprio sulla sulla ricerca e abbiamo quindi implementato un laboratorio eh, molto avanzato dove controlliamo tutti i nostri prodotti, i residui di pesticidi che vengono usati in agricoltura e vi posso ufficializzare che per quanto riguarda la produzione siciliana, anche non certificata a bio, siamo quasi a zero. Ma questo perché? Per un motivo anche abbastanza semplice. Proprio per la polverizzazione delle aziende. Quindi, noi mettiamo assieme migliaia di piccolissimi produttori che non hanno né la cultura ma neanche la disponibilità economica di investire nelle sostanze è, chimiche. È una scelta, è una scelta non è, produttiva, ma non quasi è, diciamo obbligata per motivi sì, economici. Sì, questa è una cosa sicuramente che dà soddisfazione. Soprattutto al consumatore, Giovanni. Ma, ma io eh, bio c'è tra voi. Ma, eh, noi come giovani di Confagricoltura, ovviamente rappresentiamo aziende che hanno scelto i più disparati eh, modelli produttivi, ma sicuramente ci teniamo molto a dire che eh, quello che interessa ai giovani agricoltori è la sostenibilità con le sue tre gambe economica, ambientale e sociale indipendentemente dal modello produttivo. Il biologico è sicuramente una delle certificazioni più utilizzate in Europa, ma non per questo io lo come dire, utilizzerei in automatico come sinonimo di sostenibile. Io penso ad esempio a, quelle, a, tutte quelle, a tutti quei metodi produttivi come eh, l'agricoltura conservativa, le semine su sodo o le minime lavorazioni per quanto riguarda i seminativi. Penso ad esempio, come diceva il dottore Barbera, a quei comparti produttivi in cui quasi in automatico non si fa uso di fitofarmaci. Eh, L'olivicoltura in Sicilia ha sempre avuto questa, il nostro clima, questa caratteristica. Quindi è da secondo me è da ehm, vedere caso per caso coltura per coltura, clima per clima naturalmente. Un aiuto formidabile se dobbiamo diminuire l'utilizzo di fitofarmaci di qua al 2030 eh, del 50% eh, potrebbe essere quello dell'innovazione varietale, dell'innovazione genetica, eh, per ottenere eh, varietà eh, vegetali che abbiano tolleranza alla siccità, tolleranza ai patogeni, perché così come si ammalano le persone, si ammalano anche le piante e non possiamo sacrificare punte del 15-20%, anche 40% come stimano eh, prestigiosi enti di ricerca, le produzioni. Eh, europee. Quindi ecco è un tema molto delicato. Io direi più che altro che i giovani agricoltori vogliono sicuramente ehm, migliorare la propria sostenibilità ambientale senza eh, che ci sia un, necessariamente una certificazione di processo, quanto più una certificazione del risultato si ottiene del prodotto e delle performance ambientali e ci stiamo lavorando su questo ah, aspetto. Questo, immagino come dire, che l'obiettivo che come dire, rincorrete, ecco, traguardate è quello anche del risultato economico, la famosa sostenibilità economica. A 360 gradi esatto, direi. Che riguarda anche il lavoro. Eh, Dico, lo, lo, lo ha previsto la PAC, sostanzialmente la politica agricola comune, per cui tutti eh, i premi eh, saranno erogati anche sulla base di questo parametro, cioè il riconoscimento eh, che il lavoro in agricoltura deve essere quello buono. Ringraziamo gli ospiti intervenuti a questa trasmissione speciale dedicata all'agricoltura, noi ci rivedremo presto, vi annuncio che nelle prossime settimane daremo vita a nuova, un nuovo appuntamento dedicato all'agricoltura, ma non in studio, questa volta faremo le riprese direttamente in azienda e vi faremo conoscere un po' del territorio siciliano dove si producono eccellenze e tutto quello che arriva sulle nostre tavole. Arrivederci a presto. Il tuo contributo sicuramente a questo 16 Live Venture è veramente importantissimo. Io mi auguro di avervi ancora come ospite insomma, in altri appuntamenti, anche perché c'è una sorta di ritorno dei giovani, no? come abbiamo dimostrato, insomma, e tanti sindaci ci dicono che vengono lì insomma, ad operare nei, nei comuni. Insomma, si stanno inventando proprio delle, delle storie. Quindi con questo auspicio, naturalmente, del rientro, anche in agricoltura dei nostri giovani noi vi ringraziamo, ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti e come sempre vi diamo appuntamento al prossimo 16 Live in Tour.